Sono Silvia Lecci, responsabile dei progetti europei per l'Associazione Europea delle Vie Francigene. Il Comune di Berceto, membro dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, ha accolto oggi una delegazione di 3 comuni della Turchia che si trovano su 3 cammini storici culturali della Turchia. Quindi sono in questi giorni in viaggio con loro per illustrare le buone pratiche lungo la Via Francigena. Questa delegazione di 8 persone appunto sono responsabili comunali, responsabili di attività culturali e sociali, e è un'associazione che riunisce circa 20 itinerari culturali, storici in tutta la Turchia, che vuole imparare dalla Via Francigena, dai cammini europei, per capire come replicare nelle loro zone rurali questo modello. Quindi sono venuti appunto anche a Berceto per conoscere come il cammino della Via Francigena si è insediato e come il comune ha partecipato alla rete sin dall'inizio del progetto e come il tessuto territoriale, gli attori pubblici e privati, le associazioni si fanno parte attiva di questo progetto complesso. Ecco, in Turchia il turismo, diciamo così, culturale è così sviluppato come qua in Italia o deve essere implementato ulteriormente? E in Turchia ovviamente il potenziale culturale è enorme, è un paese molto ricco e variegato da questo punto di vista. Mi dicevano che il turismo è principalmente sole, mare, sabbia e grandi metropoli, e quindi diciamo forse la Via Licia è l'itinerario più diffuso, più importante in Turchia, però alcune comunità, alcuni comuni di piccole dimensioni, di 30.000 abitanti, beneficiano di un turismo più, non direi di massa, ma comunque più rurale, commerciale, e vorrebbero comunque diffondere maggiormente anche diciamo, la possibilità di attrarre le zone interne, vorrebbero diffondere maggiormente il cammino legato alla cultura. E che impressione hanno ricavato dalla visita di oggi qua a Berceto? Beh, l'impressione è positiva, si rendono conto che la Via Francigena non è appunto un itinerario tracciato su una mappa, ma che è veramente partecipato dai territori e che veramente si impegnano perché questo cammino sia concretamente visibile, accolgano i pellegrini, i turisti, i camminatori con l'accoglienza che è tipica, no, di noi italiani ma anche europei. E un po' e capiscono che il valore di questo itinerario è proprio la condivisione e lo spirito di accoglienza che è un po' diffuso lungo tutto il cammino. E lì mi hanno fatto vedere i cammini della Turchia, sono comunque immersi nella natura, intorno a un paesaggio sicuramente bellissimo, e quindi vale la pena sviluppare con loro questa cooperazione euro-mediterranea, perché appunto la Via Francigena vuole estendersi anche a sud di Roma, da Brindisi, da Santa Maria di Leuca verso Istanbul e verso Gerusalemme, quindi la nostra cooperazione va diciamo ha una visione di lungo termine. Sì, siamo molto contenti. Comune molto grande, 131 km quadrati. 31 km quadrati di grandezza comune, con tanti piccoli paesi, 12 piccoli paesi più Berceto capoluogo. Ok, Silvia, can you help? Ah, mi scusi, pensavo, può ripetere okay. Gentilmente, mi scusi. Che il comune è di 131 km quadrati, sì. Abbiamo 12 paesini, le frazioni, e il capoluogo è Berceto. Okay, e qua ci sono stabilmente tutto l'anno 2200 persone, d'estate 10.000. Ok, so the municipality is 131 km squared. Competence, territorial competence concerns 12 villages. Citizens are normally 2,000, even though during the summer there are almost 10,000 visitors. Mm-hmm. 131 kilometre buranın alanı, 12 tane köyden oluşuyor. Doğru evet, mu anladım? Ve kaç kişiydi? 2000 kişi. Kış aylarında ama yaz aylarında 10.000 kişiye kadar yükselir. Ama are they decreasing? No. Chiedo se normalmente la popolazione che vive tende a diminuire o rimane qua?
yes, azalıyormuş. Yani decreasing. L'anno scorso è stata la prima volta che ha aumentato di uno. Last year was the first time that there was one citizen more, but it was a strange case. Geçen sene bir kişi artmış nüfus ama genelde düşüyormuş. Poi abbiamo su 2200 persone, ce ne sono 200 di origini rumene e albanese. So, I said local population is 2,200 citizens, but 200 out of 2,000 are of Romanian origins, Albanian. 2200 kişi varmış toplamda. Bunun 200'ü Romanya ve Arnavutluk kökenli insanlarmış. Poi abbiamo dal 2011 15 profughi. Con il progetto SPRAR, quindi cambiano sempre, però perché vengono a imparare italiano, lavorare. E rimangono qui al massimo un anno e poi ne arrivano altri 15. So since 2011 they have 11 refugees. Fifteen. Okay. Sì, perché 2011 pensavo fosse sempre 11. 15 refugees. They stay maximum up to 1 year, and the other refugees arrive. Refugees from? Da dove arrivano questi? From North Africa and Middle East. E anche Pakistan. And Pakistan. Uh-huh. 2011'den bu yana 15 tane de mülteci vatandaş gelmiş buraya. Çoğunlukla Kuzey Afrika'dan, Pakistan'dan ve Orta Doğu'dan. Burada ne yapıyorlar? Çiftçilik mi yapıyorlar? Che fanno qua? Imparano l'italiano, qualche lavoro, qualche lavoretto per il comune, some works for like gardening for the municipality, but first they learn Italian language. Okay. Önce İtalyan dilini öğreniyorlar, ardından işte bahçelerde falan da çalışıyorlar. Ondan sonra gidip ve fazla geliyorlar. Scusa, io turco ancora non lo capisco. Ne dedi? Then they go in the Mokam. Fazla. O zaman bir belli bir zamanda burada kalıyorlar. İtalyanca öğrenmekten sonra fazla geliyorlar. Ona gidiyorlar. Ha, değişiyor. Ama germiş herhalde ekonomik. Ha. Karşılığımız diye sorduk. 35 cm. Değer yalnız. Ah, ne hoşuna. Bu ne bak. Yok saatler. Yalnız başkan şey gibi çıkmış herhalde. Tercümesinler. Yani şey ya. Bu torbası hikaye. İsrail'e. Esas hazır mı içeride? Çerezo. Abi şey falan yapıyor. Bu onun kendi ayakkabılarıymış ve bir belediye başkanının ayakkabıları diye şöyle bir resim yapıp koymuş. Hayır, adam şeyi göster. Bu hayvanlara falan yaramazlık istiyor o ya, kıskançlıktan her sene o şekilde şeyler gösteriyor. Qua sono i romani, crocifissione, qua invece c'è la Madonna San Giovanni e San Mogherani, il nostro patrono.